Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo in provincia di Bari, dove oggi partirà la terza edizione di Targa Puglia del nostro amico Michele Perla, dell'omonima associazione ed organizzazione di eventi di auto storiche. Appunto, un giro in Puglia, vi faremo vedere tutta la zona che seguiremo nello specifico in Valle d'Itria. Prima però iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con il campanello, se vi va date anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Tra l'altro vedete queste barchette? Ce ne sono ben 4. Siamo venuti guidando queste oggi qui alla partenza di Targa Puglia. Stiamo andando a Targa Puglia con non una, non due, ma 3 Fiat Barchetta. Allora, prima di partire vi faccio un po' vedere le auto partecipanti, probabilmente ci saranno delle aggiunte nel corso dell'evento, ma iniziamo Audi TT 4, ragazzi questa qui 4 secondo me vola, una bella sfilza di Fiat Barchetta con cui siamo venuti da Bari al punto d'incontro di partenza, due, una in nero, un'altra gialla e una in grigio. Passando da questo lato, immancabili Alfa, una vera chicca, un Aston Martin DBS. Questa qui, se vi ricordate, qualche giorno fa, qualche settimana fa, abbiamo fatto un bel track day, abbiamo partecipato a un bel track day al Levante Circuit ed era presente, meravigliosa. La Montreal, arancione, immancabile a Targa Puglia, un vero capolavoro della matita di Marcello Candini. Girando da questo lato abbiamo Jaguar, un'altra Alfa, Spider ovviamente più recente, preso parte anche alle scorse edizioni, una Mercedes molto speciale perché se la vedete da qui sembra abbastanza normale, ma è una Limo, una Pullman, altre due Alfa Spider, di epoche ovviamente diverse, 1300 duetto. E qui ragazzi una chicca, perché quella che potrebbe sembrare una normale Mazda MX-5 è in realtà una 20° anniversario. A parte che è veramente interessante, perché guardate che passa ruota larghi che ha. Ora la stanno numerando, ma una striscia celebrativa e un badge del 20° anniversario. E poi ragazzi, ancora più immancabile, il nostro fidato amico Berlingo, staff car di Targa Puglia. È arrivata anche un'altra auto partecipante, guardate che bella, sempre Alfa, spettacolo. Siamo arrivati in piazza a Ostuni. Le auto stanno tutte parcheggiando. Riabbaglia. Gli è piaciuta la barchetta, eh? Oh, niente. Ah, giustamente io c'avevo il tappo. Comunque amici, a parte questo room tour fallimentare, questa è la nostra stanza. Sì, sì, schiavi, portate voi, tranquilli. Questa è la nostra stanza. Due bei letti più uno. Sono qua, Che sì, che, ci temi? Sì. Adesso vi faccio vedere la vista, vediamo. Signore! Reaction. Signore! Un attimo. Dove c'è il bagaglio? Come si apre? Ecco. Dove c'è il bagaglio? Vista su Ostuni. Bah. Signore! Dai. Prendiamo e andiamo a fare benzina. Carlo è l'altro. Ah già, scusa. Eccola. Questo è come si apre una barchetta. Si prende il pulsante, viene fuori la maniglia. Ed eccoci qui.
Dai, basta idratarti. Partiamo, fai un bello start-up. Ma avevo sete, e sete anche lei. Infatti stiamo andando al benzinaio. Esatto. Wow! E 4 cilindri, 1.8, aspirato di Fiat c'è. Quanti cavalli? 133. No, lascia acceso, non si vede niente. 133. E vi dirò, è anche bello da guidare perché ti diverti portandolo fino in alto. Molto, molto, molto lontanamente, sembra un motore. Sì, è una certa ora, però quindi muoverci che tra 10 minuti si cena. Bene, dove andiamo a fare benzina? Dai, tira fuori il cellulare. No, tiralo tu, io l'ho lasciato in camera. Pure io l'ho lasciato in camera. Ottimo, quindi andiamo a esplorare Ostuni con la Fiat Parchetta. Aspetta, fammi Sai chiedere dov'è? Informazioni a loro. Ragazzi, siete del posto? Siete del posto, no? Sorry. E niente, ci ho provato. Ci ho provato, no? Dai, ti sbrigano. Dov'è qui il serbatoio? Dov'è qui il serbatoio? Purtroppo dietro. Ah, non è una Porsche? No. Va bene. Non è aperto? La mattina dopo siamo in piazza Sant'Eronzo, nuovamente qui a Ostuni. In partenza verso Manduria, degustazione di vini. Oggi ovviamente Michele ha preparato l'alcol test per tutti, sarà una degustazione, non una bevuta. Sempre tutto in sicurezza e qui c'è tutta la lineup di auto dietro di me. Noi siamo già pronti per partire. Arrivati a Manduria. Questa Beta Monte Carlo ci accoglie. Guardate gli interni. Stiamo per uscire, c'è l'oscurità alle mie spalle perché non ci siamo portati una ciabatta come gli stupidi e quindi abbiamo una sola luce accesa, tutto il resto abbiamo scollegato per caricare le nostre batterie, eccetera. Ma quanto sono belle le masterie pugliesi con queste lucine tutte particolari. E ovviamente la masseria in sé, l'edificio in pietra, in roccia pugliese. Che meraviglia. Guardate, cioè continua ad essere a ogni angolo questa masseria. Io adoro questi posti, non so. E qui sono arrivate anche, sono arrivati gli ospiti. Sì, sì. Le auto. Dammi l'altro mio occhiali. Ora c'è una visita nel frantoio sotterraneo della masseria. Ragazzi, è stupendo. Laggiù c'è la meravigliosa gravina di Castellaneta e noi adesso andiamo a mangiare. Vedete il riflesso del tramonto meraviglioso sul mio volto? Vedete questa montra all'arancione alle mie spalle? Bene, stiamo tornando, Targa Puglia sta finendo purtroppo, ma torneremo a Bari con la Montreal. Nel frattempo Silvio e Baldi giovani, Giuseppe e Giuseppe vanno via con la barchetta. Magari. Siamo quasi tornati a casa con la Montreal. Ovviamente siamo un po' sfatti. Michele è alla guida. Dai, dacci un'impressione, un parere finale sull'evento. Allora, è finita. Adesso stiamo sgambettando un po' con la macchina. Niente, siamo stanchi però contenti. Penso che sia andato tutto bene, non abbiamo veramente avuto un intoppo e non si è perso nessuno,
Non si è fatto male nessuno, però è andata bene. Giornate splendide. Confermo. Stanchissimi, devo dire veramente stanchi questa volta. Però contenti, è valsa la pena. Adesso stiamo entrando in garage, così lasceremo finalmente le macchine a riposarsi. Torniamo ad auto normali, ecco. Sì, adesso torniamo sulle macchine normali. Grazie a tutti, ci vediamo alla quarta tappa. Assolutamente. Sa di lento. Assolutamente. 2020. Tenetevi liberi per maggio 2020. Infatti. Faccio vedere come si esce dalla Alfa Montreal. Si mette il braccio con la mano qui, si tira una leva presente all'interno e lo sportello con la sua meravigliosa linea si apre per farci uscire. Com'è andato il viaggio? Bene. Scommetto che non la puoi più lasciare questa macchina. È veramente bella e soprattutto è bello vedersi passare accanto una Fiat Coupé e potersi accodare. Abbiamo visto. Ciao ragazzi. Spero che riusciate a vedermi, siamo tornati a casa e adesso ci dividiamo. Prima di salutarci però voi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi siete goduti l'esperienza Targa Puglia 2019 come ce la siamo goduta noi. In tal caso appunto commentate, lasciate like e condividete questo video con i vostri amici. Iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con il campanello e se vi va date anche scusate, un bello sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram.